ragazzi, buonasera a tutti. Scusate un attimo per questo inconveniente, grazie per la solidarietà che avete mostrato verso i caduti della Polizia di Stato. Fare un intervento dopo chi mi ha preceduto non è molto semplice, perché ha detto tantissime cose interessanti. Molto probabilmente in quello che vi dirò io troverete gli stessi argomenti. Io cercherò di darvi il taglio il meno poliziese possibile, visto che è qualche anno che mi occupo di polizia giudiziaria. Abbiamo visto che chi fa la vostra attività è quello che generalmente per primo entra in una scena del delitto. Molto spesso da quelle che sono le prime attività di chi entra dentro un teatro, scena di delitto, possono derivare i buoni esiti di un'attività investigativa. È ovvio e scontato che la vostra attività deve essere sempre quella orientata a portare il soccorso ai feriti o accertarsi che le persone che possono sembrare esanimi siano in condizione di poter essere soccorse. Sto dicendo un mucchio di ovvietà, perché sono cose che fate, ritengo, ogni volta che andate su una chiamata. Però qua dobbiamo parlare di cercare di evitare e di prevenire quello che è un inquinamento di quella che è la scena del delitto. Io parlo di contaminazioni eventuali ed inconsapevoli. È ovvio che stiamo parlando di continuazioni inconsapevoli, perché se no l'argomento doveva essere tutt'altro, l'avremmo fatto in un'altra sede. Avremmo dovuto parlare di soggetti che vanno a alterare una scena di delitto, e la platea non era sicuramente la vostra, avremmo dovuto avere un altro tipo di target. Per cui questa questione può essere risolta con una serie di accorgimenti, alcuni anche molto, molto banali. Vediamo che cos'è una scena del crimine. È lo spazio fisico in cui è avvenuto un delitto. E il delitto dove può avvenire? Può avvenire in uno spazio aperto, ambienti aperti, tipo un incidente stradale. Voi dite, ma perché mi parli di incidente stradale? Beh, perché c'è un incidente stradale con implicazioni omicidio stradale correlata, c'è l'incidente stradale che così non è, perché appare come incidente stradale e poi scopriamo che è un omicidio volontario. Quindi abbiamo ambienti aperti, ambienti chiusi quali? Tutti quelli che sono ambienti che nulla hanno a che fare con l'aperto. Dici, ma sei l'appariziano, dopo non sai proprio che cosa dirci. E negli ambienti chiusi ci troviamo miriadi di questioni che ci possono interessare a noi come polizia giudiziaria che interveniamo su un fatto reato, e a voi che ci dovete che ci precedete e che quindi andate a preservarci quella che è la scena di un delitto. Su una scena di delitto sono certamente presenti, anzi sono sempre presenti, tracce biologiche e tracce non biologiche. Questo sia in ambienti aperti che in ambienti chiusi, sia in un fatto di sangue derivante da una sparatoria, sia da un fatto omicidio stradale correlato. Parlo di omicidio stradale perché qui nel contesto del REAS e delle puntate precedenti abbiamo parlato diverse volte di omicidio stradale, no? Nel 2016, forse ve lo ricorderete, nel giro di una notte cambia la norma e improvvisamente quello che era una roba banale, che era l'incidente stradale, cioè chi se ne frega, diventa di fatto la scena del delitto. Ne abbiamo parlato, quindi non mi dilungo. Quindi, tracce biologiche, sangue, saliva, sudore, vino seminale, urina, tutto quello che vi pare.
tracce non biologiche, fibre sintetiche, fibre naturali, documenti, effetti su cose e superfici, armi e tutto quello che vi può venire in mente. Effetti su cose e superfici che cosa possono essere? I segni di un colpo di arma da fuoco su un pavimento, per esempio. La traccia di frenata radente sull'asfalto, che ha un certo tipo di andamento. Adesso, senza poi entrare troppo nel particolare, nelle tracce non biologiche, perché poi noi ci dobbiamo complicare la vita, nelle tracce non biologiche è quasi certo che in alcune circostanze troviamo tracce biologiche. È proprio per questo che noi dobbiamo preservare tutto l'ambiente nel quale ci andiamo ad imbattere. Quindi interveniamo senza contaminare, e questo vale per tutti. Come ha detto Marco precedentemente, anche molto bene, dobbiamo prepararci. Poi chi ci ha preceduto ancora ci ha fatto vedere i kit che dovreste avere a bordo dei vostri mezzi di soccorso. Quindi attenzione, perché c'è il principio di Locard, che è quello che sostanzialmente che ci dice che se due oggetti vengono a contatto, tra di loro c'è uno scambio di cose. Allora, se io con la mia mano tocco questo banco, sicuramente c'è uno scambio. No, il banco non me dà niente, però sicuramente io, andando a fare questo tipo di movimento, vado a portare qualcosa qua sopra. E quello ci porta, per esempio, impronte papillari che non si vedono a occhio nudo, quindi a luce normale e a luce bianca cosiddetta non si vedono, ma in determinati contesti possono essere esaltate. Questo è solo un esempio di quelli che sono gli elementi che potete trovare in una scena del delitto e che sono a rischio di potenziale inquinamento. Quindi impronte papillari, tracce di sangue, quindi tracce ematiche o assimilabili, tutto quello che ha a che fare con questa roba che poi si chiama DNA. Ok? Non mi dilungo, perché poi ci sono trasmissioni televisive che hanno fatto ormai da capofila e scuola su tutto quello che riguarda il DNA. Ne sappiamo di più sul DNA di come si chiama il mio vicino di casa, almeno questo è quello che succede nel mio condominio. Questa è una scena tipo. Che vedete dentro a sta scena, a parte il cadavere seminudo? C'è di bravissimo, di tutto, di più. Il problema che ho come primo intervento è quello di muovermi qua dentro. Lo ha il soccorritore che arriva per primo, lo ha la polizia giudiziaria che interviene. Proviamo un attimo a fare una piccola operazione e dividiamo quell'immagine. La andiamo a suddividere in altri quadri e vedo da un'immagine d'insieme che era questa qua, vedo dei punti che sono parziali, ok? Quindi vedo un tavolo con delle tazze, degli oggetti, qui in fondo c'è una lampada con un cavo in bando, degli stracci, un'altra superficie, questa è una carrozzella, quindi era una persona con dei deficit di deambulazione. Vado a vedere questo particolare, ci sono le manopole, ma se vado ad approfondire trovo una calzatura e un paio di forbici. Io adesso non so se quelle forbici, dall'immagine che stiamo guardando, questa è proprio didattica, consentitelo. Io non so se quelle forbici da questa immagine hanno a che fare con il delitto. Certo è che non le tocco.
o se proprio le devo toccare, lo devo fare con tutta una serie di cautele e devo dare atto di che cosa ho toccato, che cosa ho spostato e il perché. Volevi fare la foto? Ok? Boh. Poi c'è una roba sulle armi. Allora, polizieschi americani. Dottoressa, perdonami. Polizieschi americani, ve li ricordate? Noi siamo cresciuti, almeno la generazione degli anni 70 è cresciuta sulle strade della California, arrivavano questi, facevano tutto. Da come guardavano l'arma. Ma proprio è stato lui, era di quei... No, ma di che... Vi ricordate un'operazione che facevano in questi film? E ancora qualcuno fa. Grande, grandissimo. E un'altra ve la ricordate? Quella che prendevano la penna stilografica. Oh, benissimo. Si può fare secondo voi una roba del genere? Mo' vi faccio vedere. Sulla scena del diritto non escluso il rinvenimento di armi. Qua parliamo di armi da fuoco, eh? Poi abbiamo visto che per esempio una forbice può essere considerata poi arma quanto arma impropria, no? Quindi armi da fuoco non le toccate, lasciate perdere. C'è un adagio che è questo qua: un'arma ovunque rinvenuta è sempre da considerare carica. Questa era scritta sul muro delle camerate di quando io ho fatto il servizio militare e poi l'ho ritrovata anche nella scuola allievi agenti di polizia, poi l'ho trovata anche alla scuola allievi sovrintendenti, poi mi sono fermato perché... Ok. Quindi un'arma, comunque sia, è sempre da considerare carica. Io conosco quell'arma, la maneggio perché io sono un appassionato di armi. Risposta è: chi se ne frega, tu l'arma la pigli e la lasci stare. Se proprio la devi manipolare perché magari ancora nelle mani della persona che noi dobbiamo soccorrere, anche lì ci sono tutta una serie di accorgimenti e ti ringrazio perché tu prima hai dato tutta una serie di informazioni, Marco, per cui diamo atto se facciamo questa roba. Ma questo perché? Non perché Gianluca Fazzolari, che fa l'ispettore della polizia giudiziaria, ce l'ha con voi. Perché sull'arma posso trovare intanto le impronte papillari di chi? Di chi l'ha usata. Posso anche trovarci quelle della vittima. Perché se non ho segni evidenti di una colluttazione, e quindi qua non stiamo parlando di un'arma da taglio, quindi non trovo sulle mani della vittima tracce e segni di una difesa, posso trovare delle impronte sull'arma perché magari si è avventato e ha cercato di fermarlo. Questo a noi ci serve per ricostruire la dinamica del fatto. Si possono trovare anche tracce organiche, non a caso io ho messo un'immagine, vedete, c'è un revolver e poi delle macchie di sangue. Quindi a maggior ragione, se un'arma viene trovata in quelle condizioni, non la toccate. E qua ho portato l'esempio: non inserite nessun tipo di oggetto all'interno della canna di un'arma da fuoco. Vi ripeto, anche se la conoscete, ma io so che quello è un revolver a anima liscia, vabbè, quello di mio nonno che veniva dal Klondike, no? Ok? Tenete presente che quasi tutte le armi da fuoco ormai dell'ultima generazione hanno tutte canne rigate. Non fatela questa operazione. Inconsapevolmente potreste andare a danneggiare la rigatura e comportiamo un grosso problema nell'indagine balistica che verrà poi svolta successivamente. Dove metto i piedi? E dove metto i piedi? Ok? Ok, poi vedrete che c'è chi ha fatto molto peggio del collega è stato fatto. E ci andremo di qui a poco. Come siamo messi col tempo, Mori, no? Ok.
Quindi io mi sono permesso di fare una sorta di decalogo di quelle che possono essere i consigli per chi fa la vostra attività. Quindi assolutamente muovetevi con cautela all'interno di questa scena per non inquinare o disperdere le eventuali tracce presenti. Indicate agli operatori intervenuti il percorso, ok? Quindi come avete fatto per accedere e quindi seguire sempre quella linea, sia per accedere che per uscire. Questa cosa va detta, se voi siete i primi che intervenite, arriva l'operatore della squadra volante o del radiomobile dei carabinieri, indicatelo, dice, oh guarda, con il rispetto di cui si parlava prima, nel rispetto dei ruoli, non c'è mica niente di male a dire al brigadiere dei carabinieri o al sovrintendente della Polizia di Stato, guarda, noi siamo passati seguendo questa linea, poi vedi te, accettano, no, questo consiglio. Evitate di alterare lo stato dei luoghi, se non, questo ve l'ho detto, per i motivi che sono strettamente legati e necessari all'espletamento del dovere di primo soccorso, perché il dovere vostro è quello di soccorrere, noi dobbiamo salvare vite. Io con la qualifica di pubblica sicurezza sotto un certo punto di vista, voi con quella di operatori del soccorso per quelle che sono le vostre attribuzioni. Segnalate a chi interverrà dopo le attività che avete svolto in quella circostanza. Ci potrebbe essere bisogno di un'altra equip medica, no? Perché come i casi che abbiamo visto prima, che c'erano più feriti, quindi ci potrebbe essere necessità di fare intervenire altro personale sanitario. Astenersi da spostare oggetti e interagite il meno possibile, è chiaro, è tutto relativo alla scena in cui ci stiamo trovando. Evitare di raccogliere gli oggetti, l'esempio può essere quello delle armi, prendere nota di eventuali cambiamenti causati dal proprio intervento o a quello di altri. Entriamo in una stanza a finestre chiuse. Se io le apro, posso determinare un cambiamento, ok? È un esempio, non è che è buia, non apriamo le finestre perché l'ha detto l'ispettore, no, dobbiamo contemporare il nostro intervento sempre alla situazione oggettiva con la quale abbiamo a che fare. Se possibile documentiamo con un video, con fotografie, quello che è presente in quello scenario e consegniamolo alla forza di polizia che interviene. Prendiamo nota dell'ambiente all'atto dell'intervento, porte chiuse, porte aperte, luci accese, luci spente, climatizzatore acceso, impianto di riscaldamento spento, sono tutte notizie che possono essere utili. E poi io mi sono permesso di mettere una roba che è buona per ogni stagione. Ogni altra iniziativa, dici perché metti questo? Perché quando poi non sai che caspita devi scrivere, metti ogni altra iniziativa utile a presentare la scena del delitto e stiamo a posto, o no? È vero? Io avrei potuto dire, quello di sopra non lo considerate, leggetevi solo l'ultima frase. Cioè, insieme a quello che ho detto prima, è importante anche l'ultima frase. Movimenti degli operatori sulla scena, ed li abbiamo accennati anche prima, devono essere sempre secondo una certa direttrice. Questo è preso da un manuale professionale della Forza di Polizia di mia appartenenza. Vedete, ovviamente le croci rosse indicano il personale sanitario, quindi il medico con i due operatori del soccorso sanitario è entrato in questa scena del delitto, ci si accorge che c'è un corpo esanime, probabilmente si constata che è già deceduto, il medico seguendo una determinata linea va a vedere come si trova, in che stato si trova l'altra persona, okay?
siccome anche la persona è esanime e non c'è più niente da fare, torna presso l'equipe sanitaria e vede se si può fare qualche cosa sull'altro individuo. Il simbolino che vedete qua è quello che rappresenta l'operatore di polizia, che può essere arrivato contestualmente poco prima, poco dopo, e che lascia lo spazio a quello che è l'intervento sanitario. Ok? Questa l'avete già vista prima, che è un formulario di intervento, lo possiamo adattare ad ogni circostanza, quindi è una scheda che è presa da un protocollo, quindi data, luogo dell'intervento, l'ora di accesso sulla scena, chi sono gli operatori dell'emergenza sanitaria e tutta una serie di indicazioni sui luoghi, quindi i varchi di accesso, se erano aperti, se erano chiusi, le luci, le finestre, quello che vi ho accennato prima, no? Per passare sono presenti già le forze di polizia? Indicatelo. Ci sono presenti altre persone su quella scena? Se sì, indicatelo. Se siete in grado anche di riuscire a stabilire che correlazione c'è con la vittima, indicate anche questo. Ok, c'è tutta una serie di informazioni. E qui quello che ci aveva anche già fatto vedere Marco, se l'equipe sanitaria al momento dell'intervento, resasi conto della gravità del fatto, adotta le cautele e quali sono queste cautele. Quindi è molto schematica. Perché dico che può essere ad ogni tipo di circostanza? Perché adesso questa qui è predisposta per un intervento a luogo chiuso. Ma se vogliamo fare un intervento, per esempio, in un piazzale di uno stabilimento, quindi gru con carichi che cascano addosso a maestranze, eccetera, la possiamo assolutamente adattare, la possiamo adattare all'incidente stradale, insomma, a qualsiasi tipo di contesto. Prima vi avevo detto, quando c'era quello stivale che calpestava quelle impronte ematiche, che c'è chi ha fatto molto peggio. L'inquinamento delle prove, consapevole o inconsapevole, adesso qua non stiamo a distinguere chi ha fatto bene e chi ha fatto male, l'inquinamento delle prove in astratto è quello che porta a concludere procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria, primo, secondo, terzo grado, revisioni di processi e soggetti che passano assolti, e noi rispettiamo la sentenza di assoluzione, e il riferimento è a un episodio di sangue del 2007, Perugia. Ebbene, nell'inquinamento delle prove venne a determinarsi che uno degli oggetti che è stato rinvenuto vicino al corpo esanime della vittima è stato raccolto da terra senza la preventiva repertazione fotografica. È stato toccato più di una decina di volte. La difesa dell'accusato dice 14 volte, e poi è stato riappoggiato, quindi ricollocato nel punto che non è più il punto originario e esatto, da chi stava facendo quei rilievi. Ebbene, questo tipo di attività, l'esito di questa attività ha determinato un inquinamento di quel reperto. Perché? Perché i guanti che utilizzava il personale che è intervenuto, e in particolare quel personale per toccare quell'oggetto, erano stati usati per toccarne altri. È quel principio banalissimo: io tocco qua e quindi
trasmetto qualcosa o prendo qualcosa. Se io invece di avere le mani pulite perché me le sono lavate adesso, me le vado a impiastricciare con il pongo di mia figlia o con l'inchiostro del tampone del mio ufficio e poi incomincio a dare manate ovunque, prelevo qualcosa e poggio qualcosa. Qui è stata fatta questa roba qua. Ok? Ecco perché è importante il fatto di accedere su una scena di un delitto con tutti i presidi che possono aiutarci a non inquinarla. Poi abbiamo i casi omicidio stradale correlati, che sono quelli di cui mi sono occupato un po' più da vicino. Abbiamo già detto, 2016, cambia una parte del codice penale, quindi quello che era il banale incidente stradale diventa a tutti gli effetti una scena del crimine. E non tanto per un fatto soltanto così di colore, no? Perché poi come forza di polizia ci piaceva dire adesso siamo diventati investigatori di serie A, anche noi abbiamo da andare a fare i rilievi. Bene, la questione è molto semplice poi alla fine. Una normativa dove con vari sconti di pena, pre-2016, con vari sconti di pena io se ero colpevole di un incidente stradale con esito mortale me la cavavo con 2 anni e 6 mesi, grosso modo. Non si arrivava mai oltre i 4. Con la legge 41/2016, udite, omicidio stradale, prima ipotesi, la questione cambia. Pena minima anni 2, pena massima anni 7. Se poco poco questa condotta è aggravata dal fatto che io che sono causa di questo incidente sono in grave stato di alterazione da sostanze alcoliche o da stupefacenti, ebbene la questione cambia notevolmente e andiamo da 5 a 10 anni, pardon, da 5 a 12 anni. Se l'omicidio è plurimo, stradale, lotto come indagato per una pena massima di anni 18. Quindi capite bene che quello che era la banalità dell'incidentino stradale, tira la cordella, fa la foto, le tracce, no? Le tracce dell'incidente stradale, mo ci arrivo, le tracce dell'incidente stradale, c'era la borchia, c'è la borchia in mezzo alla strada, di chi è, di che cos'è, ma no, ma che te frega, sarà quello dell'incidente della settimana scorsa, un calcio, via, butta, state lì fermi, non lo fate. Perché? Perché voi e noi, quindi soccorso sanitario, forza di polizia che arriva per il rilievo dell'incidente, non sa ancora che è successo nel dettaglio, sappiamo che c'è stato un evento delittuoso, che probabilmente ci sono dei feriti gravi, gravissimi, sono addirittura una persona o più persone decedute, che ne sappiamo della dinamica di quel sinistro. E se poco poco un incidente, omicidio stradale correlato con pirateria annessa, ok? Sono esempi, ovviamente. Quindi sempre, ma il discorso omicidio stradale può valere anche poi per gli ambienti chiusi, attenzione ai curiosi, questi arrivano, toccano, guardano, generalmente, vedete, soprattutto nella foto in basso sembra quasi che stiano soccorrendo uno scooterista che è caduto, però non si capisce bene, ma in quella sopra c'è una serie di soggetti che passano, che vagano, no, per sta scena, e mettono i piedi dappertutto. C'è il rischio anche che toccano le superfici dei veicoli.
Ok? Quindi attenzione ai curiosi. Questa è già una scena un po' più ordinata. Quindi c'è stato un evento, c'è l'equip sanitaria che sta correttamente operando per portare il soccorso alla persona che è rimasta infortunata, e qualcuno ha avuto il buon garbo di tenere lontane le persone. Vedete? Qua dentro c'è una miriade di tracce che, se sono correlate a un fatto, passate nei termini, di banale collisione tra veicoli in cui ci sono solo feriti e danni alle cose, come si dice, tutto si riesce a riparare, tutto si riesce a aggiustare. Ma se queste tracce fossero correlate a un evento di omissione di soccorso e fuga, la questione cambia radicalmente. Perché? Perché dai cristalli a terra, io adesso mi sono dimenticato di inserirvela questa immagine, però credetemi sulla parola, dai cristalli di una fanaleria posso fare una ricostruzione e, tramite il servizio polizia scientifica, Ministero Interno, arrivare all'azienda che ha prodotto quel fanale. E se arrivo all'azienda che ha prodotto il fanale, arrivo al modello del veicolo, e dal modello del veicolo, magari, se siamo poco fortunati, e molte volte siamo fortunati, dalle tracce di vernice che io trovo, sempre quel famoso principio del contatto tra i corpi, io da quelle tracce di vernice posso estrarre, o meglio, non io, la polizia scientifica, il RIS dell'Arma dei Carabinieri, può estrarre un profilo di quella vernice, e c'è un laboratorio specializzato della polizia tedesca che opera per tutta Europa e mi dice quando è stata impiegata quella vernice, a quale produttore è stata assegnata, e il produttore mi fa anche sapere su quale serie di veicoli. Quindi pensate quanto è importante il nostro intervento fatto e fatto bene. Vado velocemente perché non voglio togliere spazio alla dottoressa che seguirà con la sua esposizione. Indumenti della vittima, 9 su 10 casi, dove sono gli indumenti della vittima? La risposta è boh, e chi è che mi dà la risposta boh? Il mio subalterno, ok? Il subalterno dice, ma sta a sentire, paesà, ma gli indumenti di Rossi Mario, è il nome di fantasia, per... ok? Dove sono? Ma che ne so, dice, ma non lo so, boh, ma forse, ma c'era uno con un sacco. Uno con un sacco. E che ci hanno messo? Recuperiamo sto sacco. E troviamo qualche volta, proprio il contrario di quello che ci avevi detto te, Marco, no? Troviamo il jeans di non si sa chi, la camicia di non si sa come. Quindi, se vi dovesse capitare di fare uno spoglio per qualsiasi motivo di una persona che state soccorrendo, seguite sempre le buone prassi, che ogni indumento va conservato, non voglio usare il termine repertato per voi, va conservato ognuno in un suo apposito sacchetto, un apposito contenitore, e di per persona. Vabbè, arriviamo al caso. Questa qua è una camicia bianca, adesso non so se si riesce a vedere qualcosa, probabilmente vedete molto poco. Perché sono importanti gli indumenti? Gli indumenti delle vittime parlano, chi fa l'indagine deve saper colloquiare con l'indumento, dice la dottoressa, è pronta già un TSO per l'ispettore. Oh, grande, grandissima dottoressa. Per cui chi fa l'indagine deve colloquiare con le tracce che ha per mano. Colloquiare con le tracce che ha per mano vuol dire andare a fare un'analisi di quello che riusciamo a reperire, sequestrare e repertare. Si riesce a vedere qualcosa in un ingrandimento? Ale, adesso cominciate a rivedere qualcos'altro?
benissimo, caso risolto, eccolo qua. Dall'impronta, passatemi il termine, sindonica del pneumatico sull'indumento, siamo riusciti intanto a capire che tipo di pneumatico, qual era la larghezza e il disegno del battistrada. E da quello, avendo un range di altri elementi, si arriva a stabilire che la mattina tot andiamo a bussare a casa di quel qualcuno e ce lo portiamo. Okay? C'è un altro caso, sempre, che questo è un caso di cronaca che abbiamo seguito, penso, tutti quanti noi italiani per molto tempo. Questo è un paio di leggings, fronte e verso. L'analisi che è stata compiuta su questi leggings ci dice che c'è una significativa analogia tra che cosa? Tra le fibre trovate sull'indumento rispetto a quelle che erano presenti sui sedili di un determinato autocarro. Avete già capito qual è il procedimento penale. Quanto sono stati importanti questi indumenti e anche altri che aveva la povera bimba. Beh, su questo indumento ci dice il procedimento penale che è stato trovato in quantità abbondante il DNA di ignoto 1. E qui mi fermo, perché poi è una vicenda che mediaticamente è conosciuta, credo, da tutti quanti noi italiani. Quindi vedete quanto è importante l'indumento della vittima? Sono due casi completamente diversi. Questo è un fatto di sangue nei confronti di una ragazzina. Quell'altro che abbiamo visto è un arrotamento di una persona. Due indagini assolutamente diverse fra loro. La radice comune qual è? Quella del conserva, del sequestra e del reperta. Okay? Voi avete poi dei compiti istituzionali che derivano dalle qualifiche che rivestite. Difatti, a seconda del ruolo che avete, o medico o soccorritore, potete essere chiamati a rispondere come pubblici ufficiali o come incaricati di pubblici servizi. Per cui tutto ciò di cui venite a conoscenza su una scena del delitto, non perché lo dice l'ispettore Gianluca Fazzolari, ma perché lo dice l'articolo 126 del codice di procedura penale, deve restare all'interno del procedimento, sicché tutta la eventuale documentazione fotografica o video che avete effettuato, oltre ad essere consegnata a chi sta facendo l'attività investigativa, non deve in alcun modo essere divulgata. Quindi no, ma mando la foto all'amico mio, ma de che? Ok, nell'era di WhatsApp, o meglio, facciamo che ci togliamo subito il pensiero. Non è vero che WhatsApp non è intercettabile, non è vero che non arriviamo a capire chi è il tenente che ha messo, così ci capiamo. Quindi evitate. Un'altra cosa sono le testimonianze. Molto spesso, siccome arrivate per primi, siete anche coloro i quali che nel soccorrere la vittima siete quelli che raccolgono la testimonianza. Quindi è molto facile che il primo ad intervenire, il primo ad avere qualche notizia dalla vittima, è proprio chi fa la vostra attività. Pensate quanto è importante, no? Se il paziente è cosciente, è ovvio che cercate di capire da lui direttamente, no? che cosa gli è capitato. E se questo incomincia a dirvi qualche cosa, fatene tesoro e fatene buona memoria, parte del discorso del soccorso che gli dovete prestare, ma soprattutto perché quelle prime informazioni che vi vengono date
sono utili a chi interviene successivamente per l'attività investigativa. Quindi non solo il capo equipaggio deve essere conscio di questa cosa, ma anche tutto il personale di soccorso, perché se magari il capo equipaggio si sta occupando di andare a prendere, a prelevare un presidio che serve per aiutare nel soccorso, in quel frangente l'altro soccorritore potrebbe avere delle notizie da questa persona. Quindi tenete presente che la vostra è una posizione determinante per tante fattispecie che poi sfociano in un procedimento penale. Quindi assolutamente dobbiamo sempre colloquiare. La polizia giudiziaria con il soccorritore deve essere in empatia, passatemi questo termine, perché voi svolgete la vostra attività, noi svolgiamo la nostra, non pretendiamo, come giustamente diceva chi mi ha preceduto, che voi diventiate poliziotti, noi non possiamo invadere il campo di chi è un sanitario, perché poi è chi è sanitario che sa come deve agire su quel soggetto, però cooperiamo, e se cooperiamo e facciamo le cose fatte bene, i casi li risolviamo. Non improvvisate, e soprattutto se non siete esperti, proprio fate solo quello che conoscete. Se nel vostro ambito operativo, nella vostra provincia, nella vostra ASL, esistono già dei protocolli o delle linee guida, seguitele puntualmente, perché quella lì è la Bibbia, è il decalogo che dovete seguire. Se avete necessità invece di sviluppare linee guida o protocolli operativi, perché non rivolgervi a personale di polizia scientifica e arma carabinieri, quindi RIS, che possono darvi una serie di consigli e indicazioni utili. Soprattutto il fatto di rivolgersi a scientifica o RIS dei carabinieri può contestualizzare una procedura, magari, perché polizia scientifica opera su base provinciale e regionale a seconda del livello dell'ufficio, RIS su gruppi di regioni, quindi si potrebbe contestualizzare che magari in una ASL limitrofa alla vostra ci sia già un protocollo, e quindi rivolgendovi a uno degli uffici che vi ho indicato potreste andare a ripetere quelle cose che sono già in atto, e vi potete poi confrontare con colleghi vostri che hanno già in atto queste procedure. Riassumendo, e vado a concludere, se paragoniamo la scena del delitto ad un libro, il compito dell'investigatore, cioè quello mio e di quelli che fanno la mia attività, è quello di leggerlo e di saperlo interpretare. Ma interpretare così, per come è stato scritto, nella lingua del colpevole. La lingua del colpevole non è l'inglese, il tedesco o il francese. La lingua del colpevole è quello di che caspita ha fatto questo. Questo mi serve per arrivare alla cattura e assicurarlo ad un procedimento. Tutto questo lo possiamo fare nel momento in cui ognuno di noi fa la sua parte e la fa bene. Quello che vi chiedo io è che aiutateci a leggere le pagine di questo libro, evitando di cancellare le lettere e le parole. Così facendo lavoriamo tutti nella stessa direzione, e chi deve essere perseguito verrà perseguito. Io vi ringrazio per l'attenzione e grazie.